sul canale. Oggi, dopo qualche mese, ho deciso di rimettere in funzione la fresa della Ursus. La Ursus era ed è una grandiosa marca italiana di macchine utensili. Ancora esiste e ancora vende i suoi prodotti. È specializzata nei torni più che altro adesso, ma anche all'epoca. E c'è stato un momento nella sua storia in cui ha prodotto anche delle frese. Questa bestiolina qui pesa 1200 kg, è un blocco di ghisa enorme ed è una fresa universale, offre parecchie possibilità. E io ho messo questa testa veloce che è guidata da un servomotore e viene controllata da questo pannello di controllo qui. Dopo vediamo in dettaglio bene come funziona. C'è la sua testa birotativa e anche la testa birotativa che si collega qui praticamente ed è spinta da ingranaggi all'interno della macchina a un cambio. Con dei selettori possiamo variare la velocità. Ecco qui che c'ha praticamente la puleggia, il ritardo va a 28 giri, mentre in volata 453 giri. E qui ci sono per gli avanzamenti, perché la macchina ha anche il selettore per l'avanzamento dell'asse X in automatico. Questo è il ponte della macchina che si sposta in avanti per fare le ruote dentate. Io con queste modifiche l'ho portata ai tempi moderni praticamente, perché la testa veloce ti offre, da qui controlliamo, questo è forward, questo è senso orario. Come vedi riusciamo a gestire e non lo fermi, 140 giri, ma anche meno logicamente. E non lo fermi, 83 giri e non si ferma, 37 giri, quindi circa a metà siamo a 990 giri e la possiamo spingere fino praticamente a 2000 giri. Diciamo, per le lavorazioni si lavora molto bene intorno agli 800, 600, 500 giri. E ci abbiamo anche il reverse. Su tre assi ho messo anche torre di quota X, Y e Z. Alla macchina ho dato anche l'avanzamento automatico dell'asse X ed è micrometrico. Adesso lo vediamo in azione. Con questo potenziometro si regola l'avanzamento, può essere fisso o jog. In un senso logicamente e nell'altro senso. Adesso vi voglio far notare una cosa, guardate l'asse X, diamo, ho messo marcia a sinistra, riusciamo a regolare l'avanzamento
Allora, diciamo che vogliamo fare 15 micron. Quindi riusciamo a gestire incrementi da 5-10 micron per 55, 65, 75, 85, 95, 205. Così è settato che da 10 micron adesso mettiamo l'avanzamento da quest'altra parte. Diciamo che vogliamo raggiungere una quota che sono 10 mm. Andiamo. Quindi abbiamo il controllo micrometrico dell'avanzamento. Ed eccoci qua. Ho motorizzato anche l'asse Z della macchina ed eccoci qua. Da qua possiamo regolare anche qui la velocità di avanzamento. C'è anche la volata. Eccoci qua. L'avanzamento dell'asse X l'ho fatto utilizzando uno stepper motor, un motore passo passo della Stepper Online. È praticamente 12 newton force, 6 ampere e va da Dio. Questa macchina, come potete vedere in altri video che ho pubblicato, è un mostro, è un orso, non si ferma. Ha una capacità di taglio molto importante. La bellezza anche è che ha un asse Y molto, molto capiente, riesce a fare veramente delle lavorazioni abbastanza lunghe anche sull'asse Y. Oltre alla testa birotativa, possiamo anche inclinare il piano della fresa, e qui ci abbiamo il suo goniometro. Quindi è una macchina veramente vecchio stile, molto molto pratica, perché ti consente di fare veramente tantissime lavorazioni. Anche sull'asse Z ha una bella altezza di taglio. Considerate che questo mostro di morsa, che è originale e della macchina, è anche abbastanza alta. Se uno va con una morsa più bassa si guadagnano altri 5-6 centimetri e quindi si guadagna più altezza utile. Spero che in camera si vede. Potete notare che qui si notano ancora i segni della raschiettatura a mano. È una macchina molto rigida e ti consente veramente di fare lavorate pur importanti, tagliare materiale. Abbiamo il suo divisore, che può essere attraverso ingranaggi collegato all'avanzamento dell'asse X. In questa maniera riusciamo anche a fare le ruote elicoidali. Quindi è una macchina abbastanza completa. In più c'ho qualche R40 e altri oggetti. È un orso questa macchina. Questo è stato un video breve, spero che vi è piaciuto. Nel caso lasciate un like e nel caso iscrivetevi al canale. Ho pubblicato video
dove potete vedere in lavorazione questa macchina. Veramente bella bestiolina.